Io sono qui a invitarvi tutti a mettercela tutta. Ce la possiamo fare. Roma non aspetta altro. Roma aspetta soltanto che qualcuno gli offra una possibilità, un'occasione. E noi dobbiamo essere credibili per queste persone. Ce la dobbiamo mettere tutta. In tutti i quartieri. E qui nel quarto municipio, ex quinto, il nostro candidato alla presidenza di questo municipio è Claudio Graziano, a cui adesso cedo la parola. Grazie. Allora, nessuno di noi è un grande comiziante, lui sta imparando, io come tutti gli altri sto ancora provando a imparare, probabilmente non imparerò, ma forse non serve neanche, non è neanche una grande professione fare i comizianti. Io voglio cominciare con questa cosa qua, mi chiamo Claudio, sto in questo municipio con altri compagni, stiamo tentando di costruire la coalizione con tutte le persone che avete visto e quelle in più che troveremo sul territorio. Due o tre cose veloci, io volevo partire con una cosa molto semplice, raccontarvi una cosa che mi riguarda, perché c'entra molto con l'idea e con la concretezza delle cose che diciamo, che non è promesse, no? E, mia madre negli anni 70 era una donna sola con dei figli, sfrattata, in una situazione molto drammatica, a un certo punto trova un'occupazione di case. Con quell'occupazione, con svariati anni di lotta, riesce ad avere una casa popolare. In quella casa popolare ci cresce tutti quanti, è ancora viva, anche se un po' acciaccata, e io penso che l'incrocio fra quel movimento di massa e un sindaco abbastanza intelligente, al di là del fatto che nel quartiere dove abbiamo vissuto, che è Laurentino 38, non ci siano poi tutti questi servizi, però ha permesso alla mia famiglia di vivere. È un'esperienza importante? Io penso di sì, perché è una di quelle cose che probabilmente spiega abbastanza quello che stiamo dicendo, no? Il livello e il rapporto che c'è fra i movimenti di lotta, le possibilità di entrare anche in modo duro nelle contraddizioni e la possibilità della politica di intercettarle e di dare anche delle risposte concrete, positive. Questa mi sembrava una cosa che in qualche modo ci tenevo a dirla, perché quello che stiamo ripetendo da molti anni, non solamente per i cittadini italiani, ma anche per tutti quei fratelli e sorelle straniere che in questo territorio, in questa città, stanno vivendo da molti anni nell'odio costruito dai governi di centrodestra e di centrosinistra e dalle amministrazioni di centrodestra e di centrosinistra. Dico questa cosa perché io mi occupo sostanzialmente per l'ARCI da molti anni, vivo insieme a queste persone, in mezzo ai Rom, in mezzo ai rifugiati, e penso che ci sia una grande necessità di farli ritornare cittadini come tutti quanti, cittadini come tutti gli altri, persone che non hanno bisogno di servizi per loro, che hanno bisogno dei servizi di tutti, della casa di tutti, dell'abitare di tutti. E allora cosa c'entra la politica, c'entra l'amministrazione? Se avete letto in qualche modo in questi giorni che è stata confermata la sentenza del Consiglio di Stato che diceva che nelle grandi metropoli italiane non c'era nessuna necessità di costruire un'emergenza Rom e che quindi non andavano spesi tutti quei soldi che sono dei cittadini che sono stati spesi per gli sgomberi, per portare la gente da un posto all'altro, per cercare di mandarli via, per soldi spesi per la polizia, soldi spesi per i trasporti di queste persone, soldi spesi per nulla, perché queste persone sono ancora sul nostro territorio. Allora, lì sono milioni di euro, si parla di Roma di 35 milioni di euro e dell'eredità della giunta di sinistra, non soltanto di Alemanno, di due campi etnici, di due cose che gridano vergogna in tutto il mondo, due posti a Castel Romano e a Barbuto adesso, che ospitano cittadini di un solo gruppo etnico, una cosa che non si può sentire, che ha inventato la giunta Alemanno, no, che ha inventato la giunta, non Alemanno, la giunta Veltroni, che ha costruito in questo senso un precedente che non c'è in Europa. Allora noi parliamo di questo, parliamo di stare tutti insieme in un percorso che ci aiuti a dire che l'odio che è stato costruito in questa città deve finire, che questa è una città che è stata in qualche modo allevata dai politici tutti insieme nella paura, nell'idea che ci siano due tipi di cittadini. Quando si parlava che noi, sentivo dire Sandro, noi non ci vedono,
Io lavoro con anni con persone che non sono viste come persone, che se non hanno un permesso di soggiorno non esistono, se non hanno un lavoro non hanno un permesso di soggiorno e per questo non hanno diritti di cittadinanza. Allora è importante, Sandro ha fatto una cosa importante nel suo municipio quando ha costruito l'albo delle persone nate in Italia, quando ha cominciato a usare anche politicamente il suo ruolo di presidente del municipio per porre un problema importante, che è quello del diritto di cittadinanza, il diritto di avere, per chi nasce in Italia, almeno di essere considerato italiano. Ma questo è solo un pezzo di una normativa sulla immigrazione costruita negli anni 90 anche dal centro-sinistra, che ha costruito la discriminazione. L'altro giorno sentivo un dibattito di questi di Marino in cui si poneva il problema, attenzione che sta per sparire se non vince, come dire, questa coalizione e quello che c'è intorno nei prossimi anni, l'ipotesi in Italia di una sinistra di governo. Io dico che se la sinistra di governo è quella che abbiamo visto negli ultimi 30 anni, non ne possiamo più. La maggior parte delle controriforme che sono state fatte in questo paese non le ha fatte il centrodestra. Il centrodestra le ha un po' modificate, ci ha messo un po' di schifezze, ma lavoro, immigrazione, il sociale, tutte queste cose sono state fatte dai governi di centrosinistra e noi combattiamo con quello. La natura, il sindaco Alemanno in questa città ha fatto meno sgomberi di quelli che ha fatto Veltroni, ha avuto, come dire, la mano meno pesante di quella che ha avuto la giunta. Noi ce li ricordiamo, molti di noi con Lorenzo si ricordavano i bambini inseguiti dai vigili dell'amministrazione. Allora questa cosa è importante, io penso che sia un contenuto che noi dovremmo portare avanti, perché, come dire, soltanto ricostruendo un'idea di città diversa con una cittadinanza diversa di tutti, tutti insieme e tutto uguale, potremmo cambiare questa città. Chiudo dicendo che probabilmente ci saranno anche altri problemi, certo, sono d'accordo che dice non faremo promesse, però siamo il prodotto di persone che sono anni che continuano a dirle queste cose sul territorio, che continuano a cimentarsi continuamente con le contraddizioni. Allora continueremo a fare le stesse cose, a utilizzare il patrimonio pubblico. Io ho fatto un'occupazione in un cinema che è durata svariati anni, ma che ha determinato una rottura su quel territorio culturale, perché poneva all'ordine del giorno problemi di carattere urbanistico e di riuso del patrimonio urbano. Il riuso del patrimonio urbano è centrale. Noi abbiamo un territorio che è disseminato di ex fabbriche che sono adesso che stanno diventando sale giochi. Avete visto che tipo di... E che quello è il tipo di riutilizzo che viene permesso dall'amministrazione. O, come dire, posti dove si perde tempo, si perdono soldi, dove la gente si rincredinisce, sul quale bisognerebbe dire anche qualcosa dal punto di vista culturale. Ma solo quello il riutilizzo previsto del nostro patrimonio urbano. Invece qui abbiamo moltissime caserme, abbiamo moltissime situazioni ex industriali che andrebbero in qualche modo riutilizzate, dove va inventato cosa farci. Il sogno con la concretezza, il bisogno e l'idealità, la capacità di pensare alto e di mettere i piedi poi su quello che è basso, che sono, come dire, i contenuti e i bisogni delle persone. Io penso che se faremo questo, comunque andrà, faremo un buon lavoro e comunque andrà questa cosa spettacolare che stiamo facendo in questi giorni, cioè di incontrarci senza nessuna necessità di essere in qualche modo i primi, i secondi, quelli che comandano, eccetera. Dietro la candidatura di Sandro credo che sia un'esperienza che per questa città è unica e potrebbe essere anche il presupposto di qualcosa di più grosso per i prossimi anni. Grazie.